Cosa da fare è inserire tutte le perline che ci servono tutte insieme all'inizio, inseritene più di quelle che vi servono perché se vi avanzano non succede nulla, ma se non vi bastano, purtroppo poi non c'è più la possibilità di inserire le perline mancanti. Quindi sempre meglio inserirne più del dovuto che meno del dovuto. Io non so quante me ne serviranno le conto 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 io ne inserisco almeno 35 per stare tranquilla perché queste sono un po più piccole anche se però il filato invece rispetto a questo è più spesso quindi secondo me me ne serviranno anche di meno ma non mi costa nulla inserirne 9 o 10 in più, non succede niente. Utilizzate per fare questa operazione un ago che abbia una cruna spessa in modo che ci passi dentro il filato ma che al tempo stesso passi anche attraverso il buco delle perline. Vendono anche degli aghi appositi. Che si aprono e sono flessibili e rendono più semplice l'operazione sono molto sottili e quindi passano attraverso i buchi di tutte le perline ma hanno la possibilità di aprire il buco così che è più facile farci passare attraverso il filo sono aghi da bigiotteria appositi Adesso potete sfilare l'ago, toglierlo e passare all'uncinetto. Io utilizzerò un uncinetto da un millimetro e mezzo. Potete utilizzare anche un 2, vedete un po' voi. Qui, per esempio, ho utilizzato un 2, eh, viene una lavorazione un po' meno fitta. Forse l'uno e mezzo è meglio, però chiaro, se avete difficoltà. Passate al 2 e adesso iniziamo subito il lavoro dall'asola che servirà per chiudere con la perlina il braccialetto. Quindi dovrà essere un'asola la, la cui grandezza dipende dalla grandezza della perlina che state usando. Nel mio caso la perlina è piccola non so vediamo provo con un numero di catenelle vediamo come va allora nodo d'inizio inseriamo l'uncinetto nell'asola, regoliamo la tensione non facciamo una sola troppo grande da qui 5 catenelle nel mio caso 1 2 3 4 e 5 Voi fatene quante ve ne servono a seconda della grandezza della perlina e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto, in questo modo, creando questa sola da qui. Adesso una catenella di alzata entro nell'anello appena formato e faccio una maglia bassa. Proseguo con una seconda maglia bassa, una terza, una quarta, cinque, sei e sette, sette maglie basse e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ho fatto in questo giro non nella catenella ma nella prima maglia bassa chiudo il giro in questo modo e con l'occasione taglio l'eccedenza di filo che ho nascosto sotto le maglie da taglio così non mi dà fastidio durante la lavorazione. Già che ci sono faccio una prova, porto avanti una perlina e controllo se passa attraverso quest'asola prima di andare avanti per controllare se devo fare più catenelle. Per me va bene questa misura. Ok. Ok, da qui andiamo a impostare la base per poi creare questo cordoncino con una lavorazione ovviamente sempre uguale e ripetitiva. Solamente all'inizio c'è da impostare la base, poi si va avanti sempre nello stesso modo. Una catenella, rientro nella prima maglia bassa e faccio una maglia bassa una catenella salto la prossima maglia entro in quella dopo e chiudo con una maglia bassissima ok da qui di nuovo una catenella e volto il lavoro per iniziare la sequenza dunque fatta la maglia bassissima avviciniamo la prima perlina facciamo scorrere lungo il filo e avviciniamo praticamente stringendo bene sia l'asola proprio attaccata attaccata all'uncinetto carichiamo il filo e con una catenella la attacchiamo dovete lavorare strettissimo io già l'ho fatta troppo lenta per i miei gusti la rifaccio così con l'occasione vedete Avvicinate e stringete tantissimo anche l'asola e poi lavorando strettissimo infilate la perlina con una catenella. Da qui adesso 1 e 2 catenelle e voltate il lavoro. Adesso prestate molta attenzione perché da qui la sequenza sarà sempre la stessa quindi è molto semplice carico il filo entro nello spazio di una catenella se non lo vedo lo cerco ho fatto una catenella e ho saltato una maglia devo andare in quello spazio Cari ho caricato quindi rivediamo carico il filo entro nello spazio di una catenella prendo il filo lo passo attraverso la per la prima volta e ho tre asole sull'uncinetto, ricarico, rientro nel medesimo spazio, prendo il filo e lo passo attraverso per la seconda volta. 5 asole sull'uncinetto, carico il filo ancora, lo passo nello stesso spazio, passo il filo attraverso lo spazio, lo tiro fuori e mi ritrovo con sette asole. Carico il filo, passo attraverso lo stesso spazio, faccio passare anche il filo attraverso e rimango con nove asole sull'uncinetto. Carico il filo per l'ultima volta e lo passo attraverso tutte e nove le asole con pazienza. In questo modo. Perfetto, ho chiuso tutte le asole. Adesso da qui Tiro in avanti la prossima perlina un attimo di pazienza. La sto cercando perché sta in fondo. Io mi lascio tutto il filo per lavorare. Quindi tiro avanti la prossima perlina e l'accosto a queste nove asole chiuse insieme sempre lavorando molto stretto e una catenella per ancorare la perlina saldamente al lavoro da qui di nuovo 1 e 2 catenelle e volto e ripeto la stessa cosa adesso qui ho lo spazio delle due catenelle lo vedo chiaramente carico entro la prima volta e passo il filo prima volta Carico, entro la seconda volta, passo il filo per la seconda volta, carico, entro, passo per la terza volta, carico, entro, passo per la quarta ed ultima volta nello stesso spazio. Carico il filo, chiudo tutte le asole insieme. E qui vado a ripescare la prossima perlina l'avvicino e stringo forte con una catenella per attaccare la perlina da qui sarà sempre la solita ripetizione attaccata la perlina 1 2 catenelle, volto il lavoro, carico il filo, entro nelle due catenelle precedenti, passo una volta, carico, passo la seconda volta, carico, passo la terza volta, carico, passo la quarta ed ultima volta carico il filo, chiudo tutte le asole insieme. Una volta chiuse le asole, si va a recuperare la perlina. Si avvicina. In questo modo si stringe forte e con una catenella si attacca al lavoro. Stringendo forte, lavorando stretto. Da qui uno, due catenelle e volto e ripeto. 1 due, 3 quattro. Chiudo perlina. Catenella stretta, stretta e ripeto, ve lo mostro per l'ultima volta senza parlare. Okay. A questo punto vado avanti a lavorare fino a che raggiungo la lunghezza che mi occorre per il braccialetto. Ognuno avrà la sua misura. Il mio braccialetto misura, esclusa l'asola, 16 cm e mezzo. Quindi lavorate. Tanti centimetri, quanti ve ne servono per la vostra misura. Questo era un pochino più stretto, questo, l'ho fatto un pochino più lento, ma poi è il cotone stesso, che ho lavorato con il numero 2 è venuto un po' più lentino. Infatti. No, sempre 16 e mezzo. Sembrava. No, 16 centimetri e mezzo però è più flessibile questo anche il cotone stesso è più morbido ecco qua questo è uno e questo è l'altro giocate con la vostra fantasia per decidere i colori che più vi piacciono questo tipo di chiusura vi permette di indossare da soli il braccialetto senza chiamare nessuno in vostro aiuto. Allora, siamo arrivati alla fine. Inserita l'ultima perlina Giro il lavoro, faccio una sola catenella stavolta, entro nello spazio di 2 catenelle sottostanti e faccio due maglie basse per chiudere il lavoro. Infilo l'uncinetto nello spazio tra la perlina e l'asola, in questo preciso punto, e qui chiudo definitivamente con una maglia bassissima. Il filo faccio questo movimento per sfilare l'uncinetto, volto il lavoro sul uh, sull'altro lato e comincio a passare il filo d'eccedenza sotto le maglie per nasconderlo e uh, lo passo parecchie volte. Proprio sotto tutte le asole per nasconderle al tempo stesso tenerlo anche fermo passandolo sotto tutte queste asole, non si muoverà più. Più volte faccio questa operazione, più il filo sta fermo e non riesce fuori. Ogni tanto lo posso fermare con una catenella per farlo stare ancora più fermo. Ecco, in questo modo: facendo una catenella si ferma definitivamente, poi lo rigiro. E lo ripasso sotto tutte queste asole fino ad esaurimento del filo stesso vedete ah, la mia la mia sedia che cigola non ci fate caso eh? dovrei cambiare sedia ok sto facendo un'altra catenella per fissarlo lo passo credo adesso l'ultima volta anche perché il filo è praticamente quasi finito lo passo sotto le asole ok a questo punto taglio l'eccedenza il mio braccialetto è finito è pronto per essere indossato utilizzo l'asola nell'ultima perlina che ho inserito per chiuderlo, quindi l'ultima perlina funge da bottone da passare attraverso quest'asola fatta all'inizio del lavoro proprio per chiudere il braccialetto, così ce lo possiamo mettere da sole senza chiamare nessuno il nostro aiuto. Se questo progetto ti è piaciuto, regalami un mi piace, questo mi aiuterà. E mi spronerà a fare nuovi video. Iscriviti al mio canale, clicca su tutte le notifiche. Cliccando sulla campanella ti appare l'opzione Tutte le notifiche, così ogni volta che faccio un nuovo video sarai subito informato. Per il momento ti ringrazio e ci vediamo presto con nuovi progetti. Rimani ancora qui con me che ti faccio vedere. Quanti braccialetti ho fatto e quanto sono carini.